TikTok è il social cinese che in pochi anni ha conquistato praticamente tutti, diventando nel 2021 il dominio internet più visitato, addirittura più di Google. Quest'ultimo però è un portale verso milioni di siti internet e app, mentre TikTok è l'esatto opposto, che punta a mantenere l'utente più tempo possibile incollato all'applicazione. Questo social sta lentamente cambiando la mente delle persone. E non lo dico io, lo dicono diversi studi, dove non si parla solo del problema dell'attenzione media sempre più bassa, ma anche dei pericoli nascosti dietro a un feed estremamente personalizzato. Nato nel 2014 con il nome di Musical.ly e acquistato da ByteDance nel 2017 per la bellezza di 800 milioni di dollari, TikTok è diventato rapidamente il social più usato, soprattutto dalle nuove generazioni. Oltre il 25% degli utenti è tra i 10 e i 19 anni. Il punto di forza di TikTok riguarda i video stessi che vengono caricati sulla piattaforma e il ritmo è estremamente veloce. Non perdono tempo nel catturare l'attenzione dell'utente e sono sempre perfettamente affini ai tuoi gusti. Ad oggi TikTok conta oltre 1 miliardo di utenti mensili e una media di utilizzo di circa 1 ora e mezza. Contro i 33 minuti di media di Facebook o i 30 di YouTube ed Instagram. Sembra quindi che al momento stia vincendo di netto la gara tra social, perché più tempo l'utente passa sulla piattaforma e più pubblicità gli verrà proposta. Il problema che ne consegue riguarda la bassa età media degli utenti, dal momento che in età così giovane sono più facilmente influenzabili. Infatti il 40% dei Gen Z dice di comprare prodotti di cui hanno visto la pubblicità su TikTok. Questa problematica però non si ferma solo sul piano economico. Anche i comportamenti sono influenzati dai contenuti e dalle challenge postate sulla piattaforma. Un articolo che vi lascio completo in descrizione riporta diverse testimonianze di ragazzi arrivati in ospedale convinti di avere sindromi come l'ADHD, problemi dissociativi o addirittura autismo. Si è osservata persino un'esplosione di tic simile a Tourette, dopo che i ragazzi hanno visto decine e decine di video di persone affette dalla sindrome. Dopo diversi giorni di astinenza da TikTok, però, i tic e i sintomi dei ragazzi sono scomparsi, dimostrando come la prolungata esposizione al social abbia da una parte alterato la percezione dei soggetti e dall'altra, con molta probabilità, spinto gli stessi verso un'autodiagnosi sbagliata. Perché se da un lato è vero che TikTok e altri social in generale hanno portato un importante accrescimento della consapevolezza e del senso comune verso i disturbi mentali, dall'altro producono molta disinformazione, che porta tanti a scavalcare il parere medico e a credere di avere una malattia o un disturbo, quando potrebbe tranquillamente non essere vero. C'è uno studio che dimostra come un uso prolungato dei social media può avere conseguenze problematiche sulla salute mentale dei ragazzi. E in un altro studio leggiamo come in un cervello ancora non del tutto sviluppato, TikTok possa causare danni alla soglia dell'attenzione. Per capirci, nel 2000 era di circa 12 secondi, oggi 8, e probabilmente si sta ancora abbassando. Infatti, i contenuti caricati sulla piattaforma cercano di catturare l'attenzione in appena 2 o 3 secondi, altrimenti rischiano di venire skippati e finire nel dimenticatoio. Uno studio dell'Università della Danimarca ha scoperto che persino il tempo medio di un trend è diminuito, andando a vedere come nel 2013 un hashtag su Twitter in media rimaneva in tendenza per 17,5 ore. Mentre già nel 2016 appena 11,9. Dato poi l'enorme bacino di utenza di cui dispone il social cinese e la gigantesca quantità di contenuti che vi vengono caricati, i trend sono destinati ad esaurirsi sempre più velocemente. E poi, come in ogni altro social, ci sono gravi problemi riguardanti standard estetici irraggiungibili, malattie mentali esaltate o sminuite, challenge pericolose e tante altre cose che scorrono inesorabili davanti agli occhi dei giovani, a volte giovanissimi utenti. Per non parlare poi dei contenuti omofobi, transfobici e razzisti che caricano gli estremisti. Ma su questo c'è veramente troppo di cui parlare e meriterebbe un video a parte. Come se non bastasse, non potevano mancare gli adulti che si approfittano della giovane età degli utenti per arrivare a scopi a dir poco deprecabili. Sulla piattaforma poi ragazzi e bambini vengono adescati ed esposti con una facilità disarmante a contenuti espliciti. Inoltre, TikTok, dopo aver raccolto dati personali presi da account di bambini e averli venduti agli inserzionisti, è stata multata diverse volte proprio per non aver protetto i dati dei suoi utenti più fragili. Ma come fa TikTok a conoscere così bene i nostri gusti e a farci dimenticare il tempo che passa? Più tempo passiamo sulla piattaforma e più diamo modo all'algoritmo di analizzare i nostri comportamenti e capire cosa realmente ci interessa e cosa no.
In questo modo ci può proporre contenuti nella sezione per te che sono perfettamente in linea con i nostri gusti e che quindi facciamo fatica a smettere di guardare. Ogni volta che ci viene mostrato qualcosa che davvero ci piace, il nostro cervello produce una piccola dose di dopamina che ci stimola a continuare a guardare e a volerne ancora. Questo porta il corpo ad avere un'esigenza sempre maggiore di dopamina e involontariamente ci si ritroverà ad aprire l'applicazione senza un reale scopo, solo perché il cervello si è abituato a ricevere la sua dose in quel modo, creando così una vera e propria dipendenza. Questa dipendenza, di cui parla la dottoressa Julie Albright nell'articolo che vi lascio sempre in descrizione, ha dei meccanismi molto simili con quello di altre dipendenze, ma mentre su quest'ultime esistono anni di studi e successivi progressi psicologici, per la dipendenza da social esiste ancora poco materiale e di conseguenza si dispone di pochi mezzi per combatterla, se non un banale timer che ci limita il tempo da passare sull'app. Visto l'enorme successo dell'app cinese, tutti gli altri competitors hanno da una parte preso spunto e dall'altra proprio rubato il format dei video brevi. Vedere i reels di Instagram o gli shorts di YouTube. Ma non sono solo gli altri social ad aver notato questa redditizia tendenza nei contenuti sempre più brevi, stimolanti e condensati di informazioni. Ma anche moltissimi content creator. MrBeast, ad esempio, deve sicuramente parte del suo successo al montaggio, ai sottotitoli e all'immediatezza con la quale viene presentato tutto ciò che accadrà nel video. Chiaramente non è l'unico ad aver adattato il montaggio e le modalità con cui si esprime per assecondare l'audience, ma è una tendenza generale. Nel mentre però è nato un altro social che predica l'esatto opposto di tutta questa pioggia di contenuti. BeReal. Per chi non lo sapesse, BeReal è un social network che permette di caricare una sola foto al giorno, senza filtri o altro. Meglio ancora se nell'orario ogni giorno diverso in cui si riceve la notifica dall'applicazione. Il successo che ha avuto e sta avendo sembra sintomo di qualcosa che sta cambiando. TikTok non ha perso tempo nel mettersi in pari e a copiarlo totalmente, andando a creare la sua versione personale di BeReal con TikTok Now. Ma TikTok ultimamente è in competizione anche con Google, visto che molti ragazzi della generazione Z lo usano come vero e proprio motore di ricerca per qualsiasi cosa. Il problema è che i risultati non sono imparziali e oggettivi come quelli della grande G, ma contengono spesso informazioni errate o fuorvianti. Io stesso creo contenuti su TikTok e sfrutto determinati meccanismi per mantenere l'attenzione degli utenti alta. Allo stesso tempo però trovo tutto questo discorso interessante e un po' preoccupante. Non voglio fare alcun allarmismo, giusto creare un po' più di consapevolezza. Vi lascio tutti i link per approfondire qua sotto. Fatemi sapere la vostra nei commenti. E se volete supportare il canale potete cliccare sul tasto join. E noi, come sempre, ci sentiamo al prossimo video.